50 anni dalla prima ascensione del Dhaulagiri, la grande montagna bianca dell'Himalaya, solo la 8ª spedizione è riuscita a toccare la vetta. Finalmente nel 60 è venuta la nostra spedizione organizzata e ideata da Max Eiselin, svizzero, però era internazionale. Colpo grosso, volevamo fare il primo avvicinamento ad una grande montagna con un aereo che può atterrare sui ghiacciai. Lo Yeti l'abbiamo chiamato. Un'idea pionieristica a quei tempi, che poi aveva anche il suo lato debole. Perché pensiamo al fatto che dopo poco tempo il motore è esploso. Finalmente l'aereo vola ancora un giorno e poi cade, perché gli dei dell'Himalaya non erano molto entusiasti e quindi si è staccato la maniglia di gomma del timone e ha toccato un'ala, l'impendio, bum bum bum, giù, finito. I due piloti escono, uno dice all'altro: senti, ho l'impressione adesso ci tocca di andare a piedi. Intanto, per dirlo in breve, noi altri siamo riusciti a fare la cima, poi senza respiratore. Avevamo con noi anche due bravissimi Sherpa, ma praticamente Sherpa eravamo tutti, abbiamo tutti portati. E il 13 maggio del 1960 stiamo in cima. Come mai ci è andata bene quel giorno? Il Dhaulagiri ha un tempo orribile. Quasi tutti i giorni vengono le nuvole, vengono le tempeste. Quel giorno, 13 maggio, invece, per eccezione, la tempesta non è venuta. Era un'emozione incredibile di trovarsi a 8.000 metri camminando su questo tetto che c'era lì, finalmente una cresta molto affilata, senza un colpo di vento. Ci siamo abbracciati, abbiamo quasi detto: gli dei dell'Himalaya ci benedicano, perché altrimenti quel Dhaulagiri non sarebbe stato scalato neanche quel giorno. Noi uomini, con tutto lo sviluppo della tecnologia, ormai pensiamo che siamo i padroni della montagna, anche delle più alte montagne. Però le statistiche ci dicono quanti di più muoiono ormai in montagna, quante tragedie ci sono. Io credo, non è soltanto il grande numero di gente che adesso va, è che manca il rispetto di quelle grandi montagne che sono sempre ancora in un altro mondo. Noi non siamo i padroni.